Cari amici in ascolto, buongiorno e benvenuti al nostro programma per meditare sulla parola del nostro Signore. Oggi è martedì 13 ottobre e il versetto che sto per leggervi è all'interno del Vangelo di Matteo. Al capitolo 25 leggerò i versetti 35 e 36. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. È Gesù che parla. Gesù fa un elenco di bisogni qui, di bisogni primari, come appunto la necessità di mangiare, di vestirsi, di bere, di essere accolto, di avere un tetto. Gesù qui ci invita a saper cogliere anche i problemi altrui. Spesso ci concentriamo sui nostri problemi. È facile scivolare in questa logica mentale, essere concentrati totalmente su di noi e non alzare lo sguardo un po' più in su e rendersi conto che non siamo gli unici ad avere problemi. Ci sono persone che vivono una condizione peggiore della nostra. Questo ci permette anche di poter fare una comparazione tra la nostra situazione e la situazione altrui. Soltanto attraverso questa comparazione guidata dallo Spirito Santo possiamo effettivamente renderci conto sul nostro reale stato. È facile poter esagerare le cose dentro di noi e quindi accrescere il problema e farlo sembrare più grande. Le statistiche ci dicono che trascorriamo buona parte della nostra vita facendoci carico di molte ansie, pensando a problemi che in questo momento non ci sono, ma che potrebbero essere eventuali nel futuro. C'è il famoso detto non fasciarti la testa prima di rompertela. Ecco, spesso l'uomo tende a fare questo, a proiettarsi molto più in là nel futuro e a considerare problemi che nel presente non ci sono. Quindi a vivere meno il presente. Non che ci sia qualcosa di sbagliato nel programmare il futuro. Giuseppe programmò gli anni che sarebbero stati di carestia, quindi si organizzò in tempo, ma vivere costantemente con questa ansia per un evento che non è certo, Giuseppe era certo che sarebbe accaduto questo perché fu Dio a ispirarlo, a fargli conoscere il futuro. Guardare quindi alla condizione altrui, ringraziare il Signore della propria condizione, che può essere migliore, e mettersi a disposizione per dare una mano invece a chi sta peggio, un atto di generosità. Nel momento in cui entriamo in questa logica mentale, stiamo accantonando la logica precedente, cioè quello di essere totalmente concentrati su di sé. Si lascia spazio all'altro mentalmente e si lascia spazio poi all'altro e si interviene con delle azioni concrete. Questo discorso è molto bello che fa Gesù. Ma del resto Gesù fa soltanto bei discorsi, lui è il figlio di Dio, è il nostro Salvatore. Inserendolo in un paragrafo molto particolare, questo è lo scenario del giudizio. E Gesù quindi parla di persone completamente votate a una vita dedicata anche agli altri, non solamente agli altri, ma anche agli altri. Fatto in un modo spontaneo, in un modo umile, in un modo
veramente naturale. Al versetto 37 continua e dice: allora i giusti gli risponderanno: Signore, ma quando mai ti abbiamo veduto aver fame, ti abbiamo dato da mangiare, o aver sete, ti abbiamo dato da bere? E continua, no? Quando mai? Noi non ti abbiamo visto. Era un gesto così spontaneo da parte di queste persone, che risponderanno in questo modo. E Gesù dice: se l'avete fatto a loro, è come se lo aveste fatto a me. Nel prossimo noi incontriamo Gesù. Un modo per incontrare Gesù, e quindi è quando noi offriamo aiuto al prossimo. È come se lo stessimo facendo a Lui. Del resto, ogni persona su questa terra è figlia di Dio. Chi ne è consapevole, chi no, ma biblicamente siamo tutti figli di Dio. Tutti quanti noi non apparteniamo a noi stessi. Il nostro corpo è un dono di Dio. E quindi automaticamente siamo tutti figli di Dio e siamo tutti ambasciatori di Dio. Nell'altro risiede l'opera di Dio, l'opera delle mani di Dio. Quindi ogni qualvolta noi ci prodighiamo, ci impegniamo a favore dell'altro, automaticamente lo stiamo facendo a favore del suo autore, indipendentemente se questa persona lo riconosce l'autore o meno. Dare da bere e dare da mangiare, da rivestire, da offrire ospitalità, fare visita in prigione e fare visita agli infermi. Guardiamo questo anche alla luce di un altro piano, del piano spirituale. Dare da mangiare, portare il pane della vita agli altri, portare l'acqua della vita agli altri, aiutare gli altri a rivestirsi dell'armatura di Dio, liberare gli altri dalle infermità. Il peccato è qualcosa che ci appesantisce, ci rende infermi, che ci impedisce di prendere, di muoverci liberamente, prendere la mano di Dio. Fare visita a chi è prigioniero, schiavo di cattive abitudini, di abitudini peccaminose. Leggiamo questo versetto anche dal punto di vista spirituale, perché è vero sì che sono importanti i bisogni primari, ma Gesù stesso ci dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che proviene da Dio. Impariamo quindi a non ridurre questo versetto semplicemente nel fare cose materiali, importantissime, indispensabili, perché se una persona ha lo stomaco vuoto e ha un calo di zuccheri non riesce neanche ad ascoltare la parola di Dio. Ma non limitiamoci soltanto a questo. Abbiamo la consapevolezza che il pane terreno è un pane che non ci dà la vita eterna e che ci porta ad avere fame dopo qualche ora. Impariamo ad avere in mente lo scopo di portare questi doni spirituali, perché questi sì che ci salvano. Il pane della vita è Gesù, Lui sì che ci salva. Bene, con questo mio commento umile e spero utile per voi, io vi saluto e vi auguro una buona giornata in Cristo e che questi versetti possano tornarci in mente nell'arco della giornata se avremo delle occasioni per testimoniare di Cristo. Amen.